Siamo con Filippo Moretti, delegato di risorse idriche del Comune di Gadispoli, con cui parliamo degli ultimi avvenimenti, appunto, della situazione ACE. Era da tantissimo tempo che non succedeva che in estate avevamo carenza di acqua e in questo periodo purtroppo è successo questo. Ci puoi spiegare che cosa succede? È quello che stiamo cercando di capire con un'interazione continua che si sta verificando tra noi e i dirigenti di ACEA in questo periodo. Diciamo che per noi è impossibile che accada una cosa del genere perché nella gestione passata, fin tanto che Flavia ha tenuto il servizio, il problema della carenza d'acqua nei fine settimana estivi non si era mai più verificato. Abbiamo messo in campo delle strategie che consentissero di avere acqua a sufficienza e soprattutto ci eravamo regolati sul grande assorbimento della risorsa durante il fine settimana nelle ore serali. E proprio in questo periodo si è invece verificato, nonostante la disponibilità d'acqua, che ACEA non abbia saputo gestire la risorsa e i nostri cittadini si siano ritrovati a non poter fare la doccia la sera al ritorno dal mare. Per noi questo è un segno di cattiva gestione, per noi è finito il tempo della interlocuzione civile con ACEA, adesso basta veramente. Siamo stati, diciamo, tecnicamente di supporto ad ACEA fin dall'inizio, fin da quando sono subentrati, spiegando loro quali erano le criticità di una città come la Dispoli e come andavano risolte. Non ci hanno ascoltati e oggi ci troviamo in questa situazione. Abbiamo già protestato numerose volte. Abbiamo fatto incontri tecnici con loro e abbiamo analizzato quali erano i problemi, ma pare che le soluzioni che abbiamo adottato negli anni e che hanno sempre funzionato per loro non siano da attuare. Di contro però non hanno soluzioni alternative e quindi generano questo problema. Il sindaco ha firmato proprio oggi una lettera di protesta pesantissima e attendiamo risposte da ACEA, ma soprattutto adesso vogliamo sapere quali sono i loro programmi per il futuro. Allora, due cose, ci sono molte critiche di persone che dicono che l'amministrazione si è mossa in ritardo. E poi, quali sono i poteri dell'amministrazione riguardo l'ACEA? Che cosa può fare? L'amministrazione non si è mossa in ritardo perché diciamo che siamo non solo in contatto, ma chiediamo di essere informati da ACEA di tutto quello che fanno sul territorio fin da quando abbiamo trasferito loro il servizio, quindi da settembre scorso. Siamo intervenuti su tanti temi diversi, basti pensare al problema della chiusura delle utenze degli appartamenti condominiali, della fatturazione solo al contatore generale dei condomini, tutti i problemi tecnici che in qualche modo abbiamo contribuito a risolvere e stiamo risolvendo. Sugli interventi da fare sulla rete idrica abbiamo dato ad ACEA un dettagliato rapporto tecnico prima che arrivassero, spiegando loro quali erano tutte le criticità e quali erano gli interventi che noi ci saremmo apprestati a fare se avessimo potuto continuare a gestire il servizio. Quindi ACEA è perfettamente informata ed è sollecitata continuamente su cosa c'è da fare. Politicamente quindi non c'è altro da fare, nel senso che la prossima fase è una protesta vigorosa che pensiamo di mettere in campo a breve se la situazione non cambierà ed è anche una protesta che vogliamo far passare attraverso la Regione perché è uno di quegli enti che ci può aiutare a costringere ACEA a dare il servizio che stiamo pagando. Perché vale ricordare che al di là della incapacità tecnica che stanno dimostrando, le tariffe sono quasi triplicate. È impossibile che la Flavia potesse gestire bene un servizio con un terzo dei soldi con i quali invece ACEA lo sta facendo male. C'è qualcosa che non va. Devono regolarsi e soprattutto devono renderci conto, anche se loro sostengono di essere indipendenti nella gestione del servizio. Ultima domanda, parlavamo prima di questo problema che è in tutti i comuni, appunto. Avete mai pensato a una class action dei comuni insieme per fare un maggior peso, per dare un maggior peso a questa protesta? Ma il paradosso è che proprio i comuni hanno firmato nel 2019 quello che poi ACEA utilizza come documento fondamentale per darci dei servizi che sono, secondo me, al limite dell'accettabile. Ricordiamo a tutti che se avessimo messo a confronto le carte di servizi di Flavia prima con ACEA, ci saremmo accorti, per esempio, che Flavia faceva un nuovo allaccio in pochi giorni.
Acea lo può fare entro 90 giorni. Le perdite stradali Acea le può riparare in un tempo lungo, noi le riparavamo il giorno dopo. I costi dell'acqua erano sensibilmente più bassi e c'era tutta una serie di interventi che si facevano a vantaggio dei cittadini a prezzi bassi ed immediatamente. Proprio la conferenza dei sindaci di Ato 2 ha dato la possibilità ad Acea di mettere in campo dei servizi che secondo noi non sono di soddisfazione per l'utenza e meno che mai per i comuni. Quindi bisogna ritornare a monte, cioè dare ad Acea delle direttive che vengano diciamo, dall'ambito territoriale e fare in modo che le rispetti. Questo secondo noi è ciò che c'è da fare nell'immediato e per fare questo esiste un ente che si chiama STO, Segreteria Tecnico Organizzativa di Ato 2, che si deve imporre secondo noi e a loro faremo riferimento.